furto è avvenuto lunedì 22 gennaio, attorno alle ore 23, nel bar che dà sulla piazza Tiziano Baldin di Sant'Anna di Chioggia. Le immagini delle telecamere hanno rivelato l'intrusione di due individui con il volto coperto da un casco che, dopo aver forzato l'uscita antipanico, si sono impossessati della cassa, la quale però era praticamente vuota. Le indagini sono in mano ai carabinieri della compagnia di Chioggia. Sempre nella stessa zona vengono segnalati i passaggi dei ladri all'Agility Dog in Canal di Valle e alla ditta Pasotti di Sant'Anna. Anche il ristorante e pizzeria al solito posto, in località San Felice a Sottomarina, mercoledì sera è stato visitato da ladri esperti che hanno neutralizzato il dispositivo di allarme e sottratto un hard disk. Il proprietario del locale ha lanciato un appello attraverso i network affinché gli venga restituito l'archivio, che non contiene le riprese delle telecamere del videocircuito interno, bensì immagini familiari e care. Quinto giorno di incendi in zona Orti. Anche ieri, questa volta non di sera ma di pomeriggio, i soliti imbecilli hanno appiccato il fuoco nei campi e hanno costretto i vigili del fuoco a un intervento. Continuano a fare sempre questi danni, è una cosa veramente vergognosa. Speriamo che presto queste persone vengano colte sul fatto e paghino per i danni che fanno e anche per le conseguenze che ci possono essere. Stanco dei soliti salumi e formaggi tutti noiosamente uguali? Tentazioni tipiche, rivoluziona il gusto in cucina. Prodotti solo artigianalmente dalle migliori aziende agricole italiane. Se ti colleghi al sito www.tentazionitipiche.it puoi accedere al servizio spesa facile. Fai la spesa online, la paghi comodamente e poi la vieni a ritirare presso il punto vendita. Tentazioni tipiche, zona Vigo, in Corso del Popolo a Chioggia. L'intervento in corso sotto il ponte sul Brenta per la riparazione dei tubi che erogano il fabbisogno idrico alla città non è di quelli ordinari. Gli operai specializzati al lavoro, infatti, stanno utilizzando una recente tecnica di matrice tedesca che consiste nell'inserire all'interno del tubo vecchio e arrugginito un secondo tubo in feltro imbevuto di resine, le quali cristallizzano col vapore a 80 gradi e in 3 ore induriscono, diventando un nuovo tubo perfettamente operativo e garantito almeno 50 anni. Il costo dell'operazione si aggira sui 100.000 euro. Le maestranze lavorano anche la notte. Questa procedura abbrevia di molto anche i tempi di esecuzione. Davvero un plauso alla tecnologia e all'applicazione dell'ingegno umano nel favorire il progresso anche nella qualità della vita quotidiana. Le celebrazioni per la giornata della memoria, in ricordo delle vittime dell'Olocausto, dei deportati militari, politici, civili, nei campi di sterminio nazisti, inizieranno domani mattina con il raduno delle autorità e delle associazioni alle ore 10.30 davanti al Palazzo Municipale. A seguire l'alzabandiera al pennone di Piazzetta 20 Settembre, l'intervento del sindaco Alessandro Ferro e del sindaco dei ragazzi, la deposizione di una corona dell'oro al monumento ai caduti. Un'ulteriore corona verrà deposta in biblioteca alle 11.30, davanti alla targa commemorativa delle vittime chioggiotte cadute nei lager nazisti. Il microbiota, questo sconosciuto. Si tratta di un insieme di batteri e microrganismi presenti nel corpo umano, in specie nel tratto intestinale, e ha una funzione fondamentale. Quando è sano, è un indispensabile alleato per prevenire l'insorgenza di disordini metabolici, come obesità e diabete, ma nel caso di valori alterati può essere responsabile di disturbi alimentari, problemi del tratto urogenitale e diverse patologie sistemiche. Per riconoscere i disturbi alimentari legati al microbiota e correggere gli stili di vita, il Comune e la Proloco, in collaborazione con la farmacia San Marco di Chioggia, organizzano per questa sera dalle ore 20.45 all'Auditorium di Calle San Nicolò un convegno pubblico dal titolo evocativo «Siamo ostaggi dei nostri batteri?».
Il convegno avrà come moderatore Giuseppe Marco Pallotta di Pharma Consulting e quali relatori il dottor Andrea Castagnetti, presidente di Wellmicro, spin-off dell'Università di Bologna, e la dottoressa Sabina Righetti, biologa e responsabile dell'area tecnica Sviluppo Nuovi Integratori Alimentari. Ampliando lo screening della popolazione, grazie a un esame preventivo, è possibile indagare la salute del microbiota intestinale. Il convegno è ingresso gratuito e si rivolge soprattutto agli sportivi e alle persone che manifestano disturbi riconducibili a patologie intestinali. Al centro ufficio, in via Amerigo Vespucci 37 a Sottomarina, trovi assistenza, vendita, noleggio, macchine per ufficio, PC, registratori di cassa, bilance e sistemi per la ristorazione. Siamo un centro assistenza tecnica autorizzata Bradar. Telefono 041 55 44 11 2. Ciao amici, buongiorno e bentrovati. Dunque, una vasta depressione che si sta andando a colmare a nord delle Baleari continua a far affluire sulla nostra regione corpi nuvolosi che però gran poco danno fanno alla nostra regione. Nel senso che gli effetti collegati a questa depressione sono veramente marginali e relegati a qualche pioggia, a qualche precipitazione, soprattutto sulla fascia prealpina e alpina, ma veramente cosa di poco conto. Ben altra storia invece nella parte ovest dell'Italia, dove intense nevicate si stanno avendo nei contrafforti alpini di confine e nella parte, diciamo, tra la Val d'Aosta e il Piemonte. Quindi questa depressione convoglierà sulla nostra zona delle correnti sudoccidentali molto umide e uggiose che stanno coprendo i cieli e li terranno coperti per buona parte di questo fine settimana. Ovviamente dopo la colmata di questa depressione un leggero promontorio anticiclonico si farà strada ancora alle nostre latitudini garantendo di fatto un miglioramento netto del tempo. Ma attenzione perché non essendoci ventilazione apprezzabile, quello che andremo incontro sarà sicuramente a tempo ancora uggioso, perfettamente in linea con quello che è il periodo e quindi anche con temperature purtroppo o non proprio in linea con il periodo come il tempo, quindi temperature più alte del normale, ma soprattutto anche con una stagnazione degli inquinanti e anche naturalmente la formazione di qualche foschia, qualche nebbia a nottetempo nelle valli e lungo i litorali esposti. Una situazione che probabilmente ci porteremo almeno fino al 30-31 di gennaio, colmando quindi il mese di gennaio, che si va ancora una volta ad incanalare verso quei mesi che hanno avuto un trend, diciamo, più positivo che negativo, nel senso che le temperature massime sono state più alte del dovuto. Quindi, relegando la situazione ad oggi, una giornata ancora naturalmente molto mite, con temperature minime che si stanno assestando tra i 5 e i 6 gradi, temperature massime tra i 7 e i 10 gradi. Tempo uggioso, come vi ho detto, molto statico e quindi quasi autunnale. Ci sentiamo domani, buona giornata a tutti.